Lo stesso del mio amico, senza ghiaccio. Grandissimo piacere e onore di avere Mita Medici al Mediterraneo Festival Corto. Allora, innanzitutto un bilancio di questi 3 giorni a Diamante. Beh, un bilancio straordinario perché siamo a Diamante, perché siamo su un mare stupendo e mi cade, lo vedi? Scusa, mi è caduto il bello. No, il peperoncino, esatto, il bello della diretta, vedi, perché io mi sto facendo degli orecchini con il vostro meraviglioso peperoncino. Quindi stavamo dicendo, natura meravigliosa, persone, un'ospitalità stupenda, in più un interesse vero, importante verso il cinema e verso il cortometraggio in particolare, che è il biglietto da visita per molti giovani per poter fare questo mestiere. Quindi, cosa, cioè, poi in contemporanea col Festival di Venezia, insomma, va benissimo, cioè vuol dire che si possono fare tante cose contemporaneamente. Ecco, ha annunciato l'altra sera che è intenzionata a scrivere un libro sulla sua carriera incredibile, straordinaria. Sì, diciamo, sai, i libri ormai li scrivono tutti, ma io vorrei scrivere un libro più che sulla mia carriera, è cosa attraverso la mia carriera, il mio lavoro, la mia vita un po' straordinaria, perché insomma, appunto, io ho iniziato giovanissima, gli incontri della mia vita, come sono fondamentali gli incontri della vita, gli incontri nel senso, perché lavorando con delle persone, viaggiando, andando fuori, che ti lasciano sempre qualcosa, sia italiane, straniere, in capo al mondo o dietro l'angolo di casa. Ecco, se dovessi indicare, non so, una o massimo 3 persone che di più istintivamente, che di più le hanno segnato, le hanno dato, oppure le rimangono impresse in questa... sono tante, non so, quelli che, i primi che... Sono tante, che ho incontrato, non con tutti ho lavorato, ma che ho incontrato, vabbè, a parte Ettore Scola, che però, con cui ho fatto, insieme ad altri, un festival latinoamericano. Sono andata a Cuba perché c'è questo festival meraviglioso, quindi abbiamo avuto molto tempo perché quando vai fuori, poi in un posto così meraviglioso, così importante come è Cuba, e poi lui è una persona, veramente era una persona straordinaria, ma purtroppo non abbiamo mai lavorato insieme. Poi Franco Enriquez, che è un regista teatrale, anche lui non c'è più, un grandissimo, che ha lavorato molto con la Morricone, loro avevano anche una storia, con cui io ho fatto Il Gattopardo in teatro, fra le altre cose. E poi, vabbè, io mi fermerei a 2, ma non perché non ce ne siano, perché mi vengono talmente tante persone meravigliose che ho paura di fare qualche sgarbo, ecco. Bene. Cosa non le piace in questo momento del panorama artistico culturale in Italia? No, beh, guarda, sì, sai, l'Italia ha veramente delle risorse pazzesche di fantasia, di capacità di reagire. Certo, in questo momento però è come frenata intanto. Io dico, da una parte, diciamo, della classe politica, che sicuramente ha un po' perso il contatto con il cittadino, con il proprio paese, e quindi per quanto riguarda il cinema anche quello si è un po' chiuso, cioè è come sempre un matrimonio fra consanguinei, e quindi questo sminuisce, diciamo, la grandezza del racconto, di un racconto, perché si ammala un po', no? Come si ammalano spesso quando ci si sposa tra consanguinei. Però per fortuna ci sono sempre delle eccezioni, cioè spero che i giovani, insomma, ci diano grandi soddisfazioni, ecco, perché insomma i giovani hanno un'energia, una forza e la possibilità di sbagliare più di quanto abbiamo noi. Ecco, io l'ascolterei per tanto tempo, però adesso dobbiamo iniziare. Ultimissima domanda, che consiglio vuole dare a Francesco e a Ferdinando per il proseguio di questo film? Un consiglio a me. Intanto di non arrendersi, primo, di non scoraggiarsi, perché immagino che sia molto complicato organizzare una cosa così bella, così piacevole, così rispettosa anche degli ospiti, degli artisti e delle persone che vengono, perché questo è veramente un grande pregio, quindi ci si sente di osare anche di più,
di osare, ecco, quindi di avere coraggio e di andare a chiedere quello che a loro spetta per fare crescere questo festival, perché l'Italia se lo merita, questo paese se lo merita, e credo che le persone abbiano una gran voglia di stare, di vedere, di incontrare, di scambiarsi opinioni, insomma un po' allargate, come si dice. Grazie, arrivederci, a presto, Diana. Grazie a voi con tutto il cuore. Buonasera e benvenuti alla serata finale di questa settima edizione del Mediterraneo Festival Com. Quello che abbiamo visto è il trailer di 90 secondi all'inferno, che è il quarto cortometraggio di Francesco Pesta e Ferdinando Romita. Io voglio mettere subito le mani avanti, io non sono un presentatore, sono un giornalista prestato a questa, alla presentazione, ma seguo ormai da questi anni Francesco e Ferdinando, insomma a secondo questi due, questi che chiamo due folli geniali, perché hanno avuto all'inizio una visione, un progetto, quello di creare dal nulla un festival di cortometraggi. Siamo al settimo anno, abbiamo un parterre di ospiti che fra poco scoprirete, già avete sentito nei prossimi giorni, abbiamo corti che vengono da tutto il mondo, io faccio parte anche della giuria, quindi abbiamo dovuto rispolverare anche il nostro inglese, ormai conosciamo quasi lo spagnolo attraverso i corti. Insomma, sono 7 anni di crescita e possiamo dirlo anche di successi e di affermazioni, di una rete di relazioni che Francesco e Ferdinando sono riusciti a costruire dal nulla, con grandi sacrifici di tempo e diciamolo anche economici, perché questo fa parte anche della vita. E cosa dire di più? Io li chiamo subito No? Il video dei finalisti, vabbè, cominciamo bene. Allora, questo è un concorso di corti, allora vediamo i corti che hanno partecipato e fra poco sapremo i vincitori. Ecco. Adesso sì, li posso chiamare, si fanno desiderare, ma come le sta? Chi parla per primo? Francesco. Francesco. Ah, il direttore artistico, comincia sempre il direttore artistico. Buonasera. Buonasera, grazie di essere qua. Fanno sempre così, non lo credo. Voglio parlare del corto prima? Quello che... No, se, non era il trailer, ma era un teaser, però insomma siamo là. È il nostro quarto lavoro, l'abbiamo scritto, diretto io e Ferdinando. I due attori che avete visto sono due ragazzi del sud, uno calabrese e l'altro di Polignano a Mare, quindi di pugliese. Noi cerchiamo sempre di valorizzare quello che abbiamo al sud. Credo che uscirà a gennaio-febbraio, parteciperà ai concorsi, spero che qualche volta chiameranno 90 secondi all'inferno, come noi faremo stasera con gli ospiti che ci sono venuti a trovare. Lo facciamo, noi lavoriamo per passione, il nostro principale, l'amore più grande che abbiamo è il cinema, però il Cinecirco Maurizio Grande ruota un po' a 360 gradi perché si occupa di cultura in genere, perché abbiamo anche un concorso di videopoesia, quindi abbracciamo anche la cultura, facciamo delle presentazioni di libri, facciamo delle serate di solidarietà, ne parleremo più avanti, facciamo a Natale un augurio alla cittadinanza con i negozi del posto per dargli visibilità con ragazze e ragazzi di Diamante, facendoli sfilare, non professionisti, però dandogli una vetrina e facendoli sentire non importanti, però impegnati in qualcosa e non lasciarli davanti a un televisore o sempre davanti a Facebook o ad altro. Io passo subito la parola a Ferdinando, volevo solo aggiungere una cosa. Noi quando siamo partiti sono arrivati 12 corti il primo anno, il corto più distante, se non sbaglio, era Belvedere, erano tutti girati qui dalla nostra zona. Abbiamo creduto in questo progetto, abbiamo creduto nella qualità, nei giorni scorsi con gli ospiti che ringrazio, persone veramente meravigliose, abbiamo parlato di... parlando tra un crudo, un qualcos'altro, insomma, del più e del meno, si parlava di qualità, di quantità, di pubblico e altro. La qualità, e io credo, e non lo dico per presunzione, il Mediterraneo Festival Corto negli anni ha preso sempre più visione, più potere, dicevo, non mi piace usare questo termine. Il merito non è mio, è di Ferdinando. Il merito è principalmente dei registi che credono nel nostro progetto e ci mandano dei lavori di alta qualità.
ma la sera qualità è cresciuta negli anni, è perché quest'anno, non nel prossimo anno sarà ancora meglio, non perché gli anni passati non era di qualità, ma avere a Diamante presidente di giuria Annalisa Inzardà, che ha lavorato con Marco Tullio Giordana, che lavora da anni nel teatro, avere Mita Medici, e non dico chi è perché lo sapete tutto, quindi non spreco nessun nome, che non voglio sprecare, basta solo il nome, avere Sara Maestri, che è un'attrice meravigliosa, conosciuta al grande pubblico con Notte prima degli esami, avere Sabrina Palavicini, che quest'anno non è potuta venire con noi perché per un problema di congiuntivite, quindi non è potuta venire, avere qui queste attrici, avere avuto ospite Giovanni Impastato, avere avuto ospite Gregorio Mascolo, che è l'ultimo regista che ha intervistato Felice la mamma, avere avuto qui Gigi Miseferi, che è nato sì col bagagliero, però in televisione su Rai 1 tutte le domeniche lo vedete con il Taxi Driver, avere qui a Diamante per la prima volta, che non è mai successo, anche se il film li hanno girati a Diamante, un'attrice internazionale, Kirsten Whiting, che è un'attrice che ha vinto 4 Award come miglior attore, come miglior attrice, e 4 Award come attrice non protagonista. Avere a Diamante un parterre così alto, il merito, la qualità non è merito, non è nostra, mia di Ferdinando, ma è veramente grazie a voi di essere qui. E non solo loro, abbiamo anche degli altri ospiti che stanno un pochino in sordina. Abbiamo Martina Penza, che è un'attrice e lavorerà, ecco dov'è, eccola. Martina Penza è un'attrice, una sceneggiatrice, un regista. Fra non molto la vedrete su Rai 1, Rai 2, con una fiction, dal titolo io le fiction non mi ricordo, è arrivata la felicità 2. Quindi Diamante la qualità ce l'ha, cerchiamo di apprezzarla e portarla sempre avanti. Grazie. Vabbè, ha detto tutto l'unico. No, vabbè, ringrazio davvero le nostre ospiti, perché io ancora molto spesso lo dico a tante persone, mi chiedo che cosa ci fate qua, perché è facile portare qualcuno e dire, magari no, senza fare polemiche con quello che sta succedendo nel Peperoncino, non voglio assolutamente, però lo dico da anni, perché voi siete qua? Cioè è facile pagare qualcuno e dire vabbè, tanto lo sto pagando, deve fare il suo lavoro. No, loro sono qui per amicizia, che è una cosa che io ancora non riesco a spiegare. Quindi vi ringrazio proprio davvero, davvero tanto. Sono davvero dal cuore. Niente, giusto per anticipare un paio di cose, poi passiamo, penso che cominciamo con le visioni e le premiazioni. Sono arrivati oltre 120 corti, dalla Spagna, dall'Italia, dal Kosovo, dall'Inghilterra, è arrivato anche un corto girato in Sicilia, però la regista era canadese, quindi cominciamo a farci conoscere anche oltre oceano. Stiamo già lavorando per il prossimo anno per ampliare ancora le nostre piattaforme, per cercare di divulgare ancora di più il Mediterraneo Festival Corto, quindi stiamo vedendo anche per la Germania, per farci conoscere quella lingua lì, non è così semplice poi arrivare lì, però stiamo lavorando anche per questo. La qualità credo che sia alta, poi questo ce lo dirà anche la nostra presidente di giuria e la nostra madrina. Sono arrivati, per quanto riguarda le scuole, ne sono arrivati 12 da tutta Italia, ha vinto Biella, ma sono arrivati anche corti da Palermo, quindi abbiamo abbracciato un pochino tutta l'Italia. Che cosa dire? Niente, non vi voglio dilungare, va bene così, grazie. Grazie. Cominciamo con la premiazione, no? Sì, leggiamo la sinossi, anzi annunciamo il vincitore. Sì, certo. Allora, si sente, sì? Sì. Migliore colonna sonora del Mediterraneo Festival Corto 2017 va al compositore Mattia Cavallaro per Colapesce. Allora, il film, la sinossi, la ritroverò.
Non siamo d'accordo. No, vabbè, la vabbè, il mare si sa come incomincia, ma non si sa come finisce. Il mare è l'elemento che servirà al personaggio Cola per aprire una volta per tutte quanto sia importante nella vita di un ragazzo la possibilità di scegliere il proprio mondo, abbattendo così le barriere di distinzione sociale. Allora, Cola Pesce, regia di Vladimir Di Prima. Allora, per una colonna sonora così bella e complessa io mi aspettavo un compositore insomma, di una certa età, invece lo chiamo, così lo vedete, Mattia Cavallaro, che è un ragazzo. Veramente un giovane talento anche lui. E con lui siamo anche interprete e autore anche della sceneggiatura, Jacopo Cavallaro. Diciamo, mi aspettavo un compositore, insomma, invece tu quante colonne sonore hai fatto? Questa è la? Questa è la prima. Beh. Buona la prima, allora, per una. Abbiamo visto qua l'elemento naturale determinante, insomma, come, a che cosa ti sei ispirato per questa colonna sonora? Abbiamo visto degli scenari, tra l'altro, incredibili, bellissimi, la Sicilia, una terra vicina a noi, è bella, insomma, straordinaria. Allora, innanzitutto mi sono ispirato ovviamente al mare, essendo un cortometraggio ambientato in queste località marittime prevalentemente. In secondo luogo, diciamo che ho voluto dare un soggetto, e per soggetto intendo un tema musicale, ad ogni situazione, ad ogni personaggio, così che attraverso l'immagine, ma ancor più attraverso la musica, si riconoscesse e anzi venissero valutate ancora di più le caratteristiche e le peculiarità di ogni personaggio. Quindi questa insomma è stata la mia tavolozza da cui sono partito e grazie alla quale ho dipinto il mio quadro, cioè la mia colonna sonora. Complimenti anche a Jacopo. Allora, Jacopo io lo presento, è un attore che i più attenti avranno visto anche in fiction di successo come i Corleonesi, il Capo dei Capi, ma è un attore, questo è il primo corto comunque. Questo è il primo corto che sì, che è della mia, con la mia sceneggiatura, esattamente. Cioè tutti alla prima mi è venuta così. Esattamente, sì. Una famiglia ricca di talenti, perché so che ci sono qua. La famiglia sì, abbiamo uno scenografo, mio padre, ecco, una costumista, mia madre. Dunque, noi siamo onorati di aver vinto questo premio. Io sono ancora più onorato e felice perché lui è mio fratello e quindi dietro questo gigante si nasconde un cuore tenero e quindi l'ho visto crescere e questa è stata la prima cosa cinematografica che abbiamo fatto assieme. Lui collabora con me nei miei spettacoli teatrali, è il mio musicista insomma del cuore ed è una persona che appunto oltre ad essere mio fratello mi capisce veramente empaticamente, ecco, lui suona le mie parole quando facciamo spettacolo e penso che non ci sia cosa più bella, quindi sono veramente felice per lui e spero che questo input gli serva per la sua spero immensa e grande carriera da compositore. Detto questo, quindi noi ringraziamo tutti voi, Diamante, e due parole semplicemente spese per Colapesce. Vuole essere un eroe italiano, che significa un eroe che non ha bisogno né di tutina con la S scritta sul petto né di muscoli, lui è così, con la sua faccia e il suo essere, ecco, diventa un'icona, diventa un eroe. E soprattutto vuole essere un eroe per tutte quelle persone, quei ragazzi che hanno bisogno di trovare la propria dimensione. Cola la trova nel mare, quindi io lancio questo messaggio ai ragazzi, ai giovani, ma a tutti voi fondamentalmente, cioè trovare la propria dimensione, non aver paura di sfidare le proprie paure, i propri timori e invece sfondare quella barriera e trovarsi liberi come ha fatto Cola, che nella terra era un derelitto, era considerato appunto un anticappato, ecco, in mare invece diventa un eroe, diventa un dio. Ecco, quindi ecco, questo è il messaggio che mando a tutti. Allora, procediamo con la premiazione. Chiamo innanzitutto Ferdinando e Francesco e poi la premiatrice, diciamo, da un'isola all'altra, dalla Sicilia all'Inghilterra con una grande attrice che tra poco presenteremo meglio, Kirsten Varen. E con lei il nostro... Allora, è stato ieri premiato come giovane talento. Però stasera ci servirà l'interprete perché il nostro inglese a livello di the book on the table, insomma, quello, che cosa era,
Allora, Alessio Bergamo. Allora, Ferdinando, leggi le motivazioni ufficiali, diciamo. Sì, solo un attimo, volevo solo aggiungere una cosa, che questo corto ha vinto la colonna sonora, ma avrebbe potuto vincere il miglior attore, avrebbe potuto vincere la fotografia. I finalisti si sono scontrati tra di loro quest'anno in maniera particolare, che erano tutti lì, cioè erano quasi tutti lì, cioè, sul filo di lana, diciamo. Su quello che stai dicendo, proprio, ecco, questa è una cosa importantissima. Io parlo da sceneggiatore, appunto da attore, ma in realtà il corto nasce proprio da una squadra, da una grande squadra. Qui questa sera non c'è Vladimir, il regista, non c'è il direttore della fotografia Alessandro Costanzo, ma è veramente nato da una squadra, ma soprattutto non solo di una squadra di professionisti, ma come avete visto i pescatori del posto che si prestavano a fare appunto le comparsate, o addirittura darci le barche eccetera eccetera, l'hanno fatto gratis. Quando noi siamo arrivati in mare per girare le prime scene con una GoPro, ci hanno detto, scusate lo dico in siciliano, ci hanno detto: ma che state girando, un film di mafia? Cioè, tipo per dire, se girate questo non ce ne andiamo. Ho detto: no, la storia di Colapesce. Ah, Colapesci, certo, l'eroe nostro, quello leggendario siciliano, subito, picchia i barchi, picchia i riti, picchia i pisci. Ci hanno regalato tutto. E quindi la bellezza, ecco, di parlare non di mafia, ma di Sicilia. Bravo. Ok, passiamo alla prima colonna sonora, Mattia Cavallaro per il film Colapesce. Colonna sonora originale. Una colonna sonora semplice, scarna, quella composta dal maestro Mattia Cavallaro, ma che sa fondersi perfettamente con l'infinito movimento delle onde del mare, il mare di Colapesce. La melodia del piano, a volte accompagnato da minimi movimenti d'archi, sottolinea bene il disagio, la disperazione e la tristezza del protagonista. Nell'ultima parte del corto, però, la melodia inizia a poggiare su armonie maggiori e lievi e accompagna definitivamente l'uomo pesce verso la libertà, la tanto ricercata felicità. Mettetevi in favore di... Ecco, ti devi abituare, Mattia, perché non so... Allora, io saluto davvero con grande piacere il maestro Cavallaro e Jacopo Cavallaro, complimenti di nuovo, e invece prego a Kirsten di rimanere, anzi ci mettiamo di là perché ci sarà un video che la riguarda. Via il video adesso. Quanto è brava, insomma. Lei ama recitare al... insomma, cinema, fiction, eccetera, eccetera, però non ama moltissimo, abbiamo capito lei. Quindi faremo, come mi ha chiesto lei, short and sweet. Cioè, breve, ma... Però una domanda, innanzitutto, una domanda che mi riguarda, perché io sono un fan di Ken Loach. Lei ha iniziato subito, il primo film che ha fatto l'ha fatto con questo regista straordinario, che è uno dei più grandi registi viventi, poi il regista e il cantore della classe operaia inglese, insomma, Groovy, premiato in tutto il mondo. Insomma, la prima domanda è naturalmente: com'è stato lavorare con questo mostro sacro, se è umano anche su set come nei suoi film? Insomma. I was working with Ken Loach, and it is a human being outside set. I mean, Ken Loach is somebody I'm always going to remember till the end of my career, because A, he gave me that break into acting where no one else would kind of give me that opportunity. He was confident in himself as a director to take an unknown like myself. And I'm friends with Ken still to this day, so we speak, and he's such a humble person that he has, it makes him very charismatic when you meet him, because he can literally speak to somebody like a tramp on the street and relate to them, and then he can speak to like a politician or royalty and, you know, and speak to them on a level. So he's that makes him very unique, and obviously he's an incredible director, and he's a director that I didn't realize just, you know, I'm honoured to work with him, but just didn't realise how much... I knew he had an immense amount of talent, but since I've worked with other directors, he really stands out, of course.
the way he works. Ken Loach è un regista che io ricorderò fino alla fine della mia carriera. Mi ha dato l'opportunità e mi ha fatto in modo di che io ce la potessi fare nella industria cinematografica. Ma soprattutto è una persona di cui ricordo l'umiltà e l'onestà. È la persona capace di parlare con, sia con un senza tetto che un membro della famiglia reale e relazionarsi con loro. E... e può relazionarsi con tutti quanti. Si ha chiesto senza educazione e può parlare con loro. Di... E questo è il fatto di potersi relazionare con persone di diversi livelli lo rende molto umano e molto carismatico. E questa è una circostanza unica come regista. Lei abbiamo visto ha fatto moltissimo cinema indipendente, insomma, ma fa anche è famosa in Inghilterra per alcune serie televisive molto popolari. Ma l'ultima domanda che vi faccio, così poi la licenziamo, la vediamo un po' sofferta. Lei quale ruoli preferisci? Quelli più, diciamo, più dark o più, insomma, più tranquilli? Well, I've actually just done something that's very normal, and it was from 100 Streets. It was with Idris Elba and Gemma Arterton, and I'm playing somebody completely normal, a mother. Everyone's got their problems in life, and that's what it's about. And yeah, I loved it because it was different for me, but I absolutely love my dark characters, so the darker the better, the more issues the better for me. Recentemente ho appena fatto un personaggio, il ruolo di una madre, che è molto normale, ma come preferisco io, più i personaggi sono dark, più hanno problemi, più mi piacciono, sono meglio per me. Allora, con questo prezzo voleva salutare, è terminato, volevo salutare la nostra ospite. Questo è un momento storico perché è la prima ospite internazionale. Ci siamo dimenticato prima con Mattia e Jacopo, poi recupereremo in seguito tutti gli ospiti, chiediamo di firmare la nostra guida, insomma, come ricordo non l'abbiamo fatto ieri perché purtroppo per il tempo eravamo da un'altra parte in piazza San Biagio e ci siamo dovuti trasferire qui, quindi insomma siamo un pochino scombussolati. Quindi insomma chiedo alla Kingston e anche ad Alessio, perché ieri Alessio ha ricevuto il premio Giovani Talenti di Calabria, di lasciare una testimonianza firmata sul nostro pannello. Alessio, togliti Alessio. Anche piccole. Grazie. Allora. Levita. Vai. Grazie. Veramente. Kingston Varey. Andiamo avanti, se no mi rimproveri. Allora, il secondo premio per la migliore fotografia va per il film Titan, per la regia di Alvaro Gonzalez, la migliore fotografia Antonio Gonzalez Méndez. Leggo la sinossi prima di mandare il filmato. Allora, Titan, la più grande luna di Saturno, è il palcoscenico principale della missione Cronos. Orfeo, uno degli astronauti che sono discesi sulla sua superficie, è alla ricerca di forme di vita organiche. Questa è la sua storia. Via con Filippo. Gonzalez Méndez. A ritirare il premio è il rappresentante della produzione, della distribuzione anche, anzi, Carlo Franzisi. Buonasera a tutti,
un corto avveniristico. L'abbiamo visto, no? Io vi ringrazio voi per questo impegno culturale che avete qui su Diamante, per diffondere così bene la produzione cinematografica attraverso i corti. Poi con questo parterre di eccezioni, io che ho qualche anno datato, voglio dire, conosco un po', soprattutto la Nina Medici, famosissima con l'intervento. Tra poco ci sarà una sorpresa. Poi l'altra attrice, la presidentessa, amica mia carissima, Annalisa Inzardà, con cui abbiamo fatto anche delle cose assieme, e porto comunque i ringraziamenti della produzione e i complimenti anche della produzione. Carlo è ormai un ospite fisso da noi, grazie a lui diciamo siamo entrati nel canale spagnolo, quindi insomma riesce, ogni anno ci manda diversi corti, ogni anno viene sempre dichiarato. Aveva già filmato, quindi dispensato dalla firma. Infatti lui ha già filmato e dispensato completamente dalla firma. Per questo corto il premio alla migliore fotografia sarà Vita Medici a Corsegliano. Leggiamo le motivazioni. Sì. Allora, se è vero che i valori come la famiglia e i rapporti interpersonali rimangono validi in qualunque tempo e luogo, Titan ci dimostra che non c'è bisogno di essere su un altro pianeta per essere lontani. Lo si può essere anche restando a pochi centimetri di distanza, se viene a mancare ogni rapporto umano. Noi siamo lì, su Titan, immersi nel suo ambiente lunare dall'impeccabile impatto scenico, dal giusto color di un sole lontano, dai primi piani e dagli sguardi di una donna ormai rassegnata ma forte, dal colpo polveroso di un uomo che forse è stato solo da sempre. Una bella fotografia che ci accompagna a vivere una storia davvero particolare. A premio consegnato abbiamo un video messaggio del regista. Video messaggio del regista. Grazie e buon proseguimento, perché c'è bisogno poi dei distributori. Mi pare che in Italia è fondamentale, perché fare film serve, poi bisogna vederli. Ok, complimenti grandissimi. Grazie. Allora, ringraziamo Carlo. Arrivederci, forse. Allora, perché non rimanete? Perché l'ospite è un ospite eccezionale. Lo dovete dire, dovete fare tutto un... lo devi fare tu. Va bene, però io vi voglio ringraziare, visto che ho questo momento così, voglio ringraziare voi due e tutti, scusami, i collaboratori, compreso Pippo naturalmente, ma che appunto fanno sì che si faccia questo festival, che siano 7 anni e che crescerà, ne sono sicura, perché voi siete delle persone straordinarie, perché fare una cosa del genere qui non è facile, come so, però sono sicura, sono sicurissima, perché ce n'è tanto tanto bisogno e tanta voglia. Voi ce l'avete, per cui grazie dell'ospitalità. Grazie. Come presentare Nita Medici, che è un artista davvero che ha segnato la storia del nostro spettacolo. Ditelo con un applauso. Grazie. Allora guarda, facciamo così, siccome questa è la serata dei finalisti, dei premiati, sì, eccetera, così. Allora io ho portato, perché me lo ha chiesto Francesco, altrimenti io sinceramente insomma voglio lasciare spazio, una cosa, perché a lui è piaciuta tanto, l'ha trovata sul web eccetera, così l'avevo messa un po' di straforo, che un po' racconta certa generazione, anche una curiosità che c'è per certe cose anche da parte dei giovani di oggi. Quindi direi bando alle ciance, ecco, e io prendo i fogli. Prego. Se voi volete vi facciamo questa pennellata di storia presente, futura e passata, ok? E noi ne siamo onorati e felici. Allora, quale microfono devo usare? Perché non abbiamo provato, naturalmente è tutto molto quello. Allora questo lo tengo io. Aspetta, che devo fare?
L'ho scritta io, insomma, l'ho scritta, poi capirete, insomma, perché sono una figlia dei fiori, come è in realtà. La prima volta a Piper sono rimasta senza fiato, 15 anni e una voglia di vita e di musica pazzesca. Chi suonava quella sera al Piper? I Rocks oppure i Primitives? E la minigonna, quanto era mini? Ho ballato 3 ore di fila quella sera. Ho conosciuto ragazzi con i capelli fin sotto le spalle e ragazze truccatissime alla Tweety. I miei capelli erano lunghi, lisci e con la frangia. Dopo pochi mesi ho fatto il mio primo film. Un trionfo. Io neanche me ne accorgevo. Giocavo, ballavo, amavo. Camminavo nell'aria della ribellione. Gli uomini mi fissavano, io sorridevo, ma mica li vedevo. Io vedevo solo i ragazzi, i fanciulli come me, alla scoperta del mondo. Libera e appassionata, incosciente fino alla punta dei capelli, ho attraversato persone e luoghi che mi hanno dato più di quanto immaginassi. Dave, Rita, Franco, Daniele, Adriano, Gigi, Costa, Renato, Sergio, Gianni, Bob. E come sottofondo una splendida colonna sonora. Beatles, Rolling Stones, Dylan, Bites, Jethro Tull, Doors, Donovan, The Other Side of the Moon. E lontano, lontanissimo, il Vietnam. La luna profanata, i Black Power e l'East End londinese. Un girotondo di incontri, di arrivi e di partenze. Sono la ragazza Beat, l'adolescente trasgressiva e sensuale, la regina del mio tempo. Sono una figlia dei fiori, sono una figlia dei fiori, una figlia dei Beatles e di Bob Dylan, di Jim Morrison e dei Rolling Stones, di 2001 Odissea nello spazio e dei pugni in tasca, della guerra del Vietnam e del Baggio francese, delle battaglie per l'aborto e per il divorzio. Sono una figlia degli anni 60, cresciuta negli anni 70. Sono un mito, sono una figlia del boom economico e della trasgressione. Sono una figlia dell'amore libero e dell'amore eterno, dei viaggi in autostop, dei sogni senza limiti. Sono una figlia della minigonna e di Siddhartha. Sono una figlia della Swinging London e dei Boy Scout. Sono una figlia di Diabolik ed Eva Kent, delle rivolte studentesche e delle vacanze a Saint-Tropez, dell'alluvione di Firenze, del primo uomo sulla luna. Sono una figlia di Carosello e del Piper Club, dell'emancipazione femminile e della vagina è mia e me la gestisco io. Sono una figlia dell'acqua e sapone e delle ciglia finte. Sono una figlia di Martin Luther King, di Indovina chi viene a cena. Sono una figlia di Nelson Mandela. Sono una figlia di Berlinguer, di Pasolini e Topo Gigio. Sono una figlia della fantasia al potere e di John Kennedy, di Che Guevara, di Berlino Est e di Berlino Ovest, delle Olimpiadi a Roma, delle parole come pietre, di Rosemary's Baby e di 29 settembre, della Grande Mela, di Goa. Sono una figlia della musica, della dolce vita, della classe operaia va in paradiso. Sono una figlia di Mao, di Indira Gandhi e di Woodstock, di Abbey Road e di Bloody Sunday. Sono una figlia dell'Olimp e dell'Austerity, della rabbia, di Canzonissima, di Valle Giulia, di Mario Schifano, di Carmelo Bene. Sono una figlia dello Scià di Persia e di Margaret Thatcher, della Primavera di Praga e di Mark Spitz. Sono una figlia di On the Road, di Easy Rider, dello Swatch, di Andy Warhol. Sono una figlia del mondo e del tempo, dei tempi belli e ribelli, dei sogni e le sconfitte, delle cadute e delle risalite. Sono una figlia di ieri e lo sarò domani. Sono figlia del mio sapere e delle cose ancora da scoprire. Una figlia dei figli che verranno e la madre di tutti i miei sospiri. Questo vale più di 1000 interviste. Grazie a tutti, davvero. Hai citato il Piper, anche se
No, io in una tua intervista ho letto anche all'Actors. All'Actors. Che c'era, c'era una persona che veniva apposta al Piper a vederti ballare, che si chiamava, veniva solo per te, e si chiamava Luigi Tenco. È vero, sì, Luigi Tenco, pensa, io l'ho saputo molto dopo, ma lui quando veniva a Roma, veniva al Piper, io andavo via presto perché ero piccola, insomma, e dopo qualche anno un amico comune, un musicista fra l'altro, così mi ha detto, tu non lo sai, però lui era troppo timido, poi quando andavi via tu, lui andava via, che meraviglia, insomma, è bello. Mi dispiace, forse sarebbe stato importante che avessi conosciuto, magari starebbe ancora qua. Ne avrebbe di cose. Noi aspettiamo questo libro, ecco, sì, che hai annunciato l'altro giorno, okay, con le persone che hai incontrato, più che una biografia. Sì, sì, infatti, io credo che la nostra vita poi sia formata dai nostri incontri, e perché se no non saremmo niente. Ed è stato straordinario incontrare te, e infatti Francesco e Ferdinando, ecco, passano indietro. Eccoli, come roba. Non poteva mancare. Mita Medici, vediamo che cosa hanno scritto. Ad una delle donne più carismatiche del nostro tempo, che molto ha contribuito alla crescita del cinema e della televisione italiana. Grazie, grazie mille. Ci tengo molto, lo terrò, insomma, vicino a altri. Insomma, riconoscimenti, cose varie, ma soprattutto lo porterò nel cuore, e poi ci vedremo magari presto anche l'anno prossimo. Grazie, grazie a tutti. La firma. Grazie di nuovo a Mita Medici. Allora, come dicevamo prima, siamo un po' scombussolati perché siamo fuori dal nostro habitat naturale, che è Piazzetta San Biagio, quindi stiamo facendo, però penso che insomma vi abbiamo offerto, vi stiamo offrendo una serata spero piacevole. E, appunto, per la confusione, io ho dimenticato colpevolmente di dire che siamo in diretta su Rete 3 DGS Radio, e che vi invito a salutare anche con un applauso, tra poco ne parleremo più diffusamente. Naturalmente di salutare il professor Mario Pagano, che è la nostra, insomma, il nostro diario storico in video, telediamante. A proposito dell'informazione, passiamo al premio della stampa, che anche quest'anno viene assegnato da Match News, che è una testata che tra poco conosceremo attraverso i suoi rappresentanti. E il premio per la stampa assegnato da Match News va al Viaggio di Sara, per la regia di Antonio Losito. Possiamo passare direttamente alla proiezione, e fra poco ne parleremo. Viaggio di Sara, credo che abbia colpito anche questo nel segno, perché vi vedo insomma emozionati. E allora abbiamo il piacere e l'onore di avere l'attrice, la riconoscerete subito perché l'avete appena vista, ma anche nonché produttrice e sceneggiatrice insieme al regista, Romina Butano. Francesco in veste di valletto mi porta il microfono. Un po' improbabile come valletto. Grazie, sono molto emozionata e molto felice di questo premio, di questo riconoscimento che dedico a tutto lo staff che ha permesso la realizzazione del film, ovviamente del corto, perché senza di loro nulla sarebbe stato possibile, a cominciare dalla coproduttrice, la produttrice in primis, che è anche mia madre, che ha creduto, Elvira Capone, che ha creduto nel progetto scritto 10 anni fa, e ad Antonio Losito, che si è innamorato dell'idea quando l'ha letta e mi ha aiutato a svilupparlo, c'è stato un lavoro di un anno per sviluppare il soggetto nella sceneggiatura, tutto lo staff, il direttore della fotografia Francesco Ciccone, tutti gli attori, Claudia Crisafio, Patrizia Ciabatta, con la partecipazione speciale di Pietro De Silva, che è un grande attore, fa tante cose, anche film e fiction importanti, che è anche un mio amico, e sono felice che abbia accettato di partecipare al progetto, Dario Biancone, Manuela Di Salvia, Fabrizio Catarci, la bambina fantastica Ilaria D'Amelia, che si è prestata, è stata carinissima,
il mio amico Andrea Trozzi, che ha scritto le musiche originali, ha cominciato a scrivere 10 anni fa quando ho avuto l'idea, è stato fedele fino in fondo e alla fine le ha realizzate. I fotografi sul set, Alessandro Pollastrini e Matteo Nardone, la cantante lirica Marita Ruggeri, la figlia che ha suonato il violoncello nel pezzo del sogno e tutti gli altri che hanno collaborato, la montatrice Geraldine Ottier, che è stata fantastica, Antonio Losito che ha curato la regia, e ringrazio voi tutti per il riconoscimento, veramente sono emozionata. Allora chiamiamo chi ha deciso, chi ha segnato il premio. Qua Diamante non avrebbe bisogno di grandi presentazioni, come Antonio Bartalotto, per noi Tonino e Daniela Piron della relazione. Questo è un film che tocca un tema, adesso ce lo spiegherò meglio Antonio. Un tema ovviamente un po' più avanti. Peccato, se no poi Francesco mi ricorda. Peccato aver privato il pubblico, perché il finale è stato un po' spezzato, perché sono state accese le luci un po' troppo presto. Però il film è un crescendo emozionale, per quello, anche per quello l'abbiamo scelto, ma l'abbiamo scelto soprattutto perché tratta una tematica importante, che è l'amore. Io aggiungo, vabbè, in questo caso è l'amore omosessuale, ma è l'amore, perché l'amore, erroneamente come viene definito comunemente purtroppo, non è questo tipo di amore, ma l'amore in generale non è diverso, perché diverso significa difforme, non uguale o simile ad altra cosa. Tutto al più possiamo accettare difficile, come è difficile un amore tra un uomo sposato, una donna sposata e una donna libera, un uomo libero, come è difficile un amore tra un anziano e una ragazzina, però assolutamente non si tratta di un amore diverso, perché l'amore è unico, è indissolubile, è puro, e quindi questo film l'abbiamo voluto premiare per questo. Avremmo potuto dire per il soggetto, la sceneggiatura, che è opera della stessa persona, per l'interpretazione, per la voce narrante di Pietro De Silva, che a un certo punto dice che l'amore negli anni 40, questo tipo di amore era difficile, purtroppo è difficile ancora adesso, perché noi siamo testimoni di notizie di cronaca recente, che proprio purtroppo, devo dirlo, tra le regioni, c'è anche la Calabria, sono stati respinti due ragazzi in una casa vacanza, avete sicuramente sentito questa notizia recentemente, e anche in Puglia, e quindi questo, dobbiamo respingere queste situazioni. Quindi viva l'amore e viva il viaggio di Sara. Qui con me c'è Daniela Piron, che vuole dire qualcosa perché è la caporedattrice. Non so se devo parlare adesso, no, facciamo... Beh, io non posso che confermare, insomma, i complimenti che sono stati fatti, e la condizione, oggi ci abbiamo incontrato, insomma, qualche minuto, e ci siamo visti, abbiamo parlato l'amore, ma anche la condizione della donna, si è detto, perché la condizione della donna che anche in queste situazioni, in quel momento, non si poteva definire, esistevano gli omosessuali uomini, però l'omosessualità femminile non era riconosciuta all'epoca, e quindi, ecco, abbraccia diverse tematiche, diverse problematiche, ma devo dire con un crescendo di emozioni, fa emozionare, affronta queste tematiche non in maniera tragica, ma con una dolcezza infinita. È per questo che nella nostra redazione abbiamo deciso di affidare il premio al viaggio di Sara. Grazie. Allora, consegniamo il premio e poi magari parliamo di Match News. Prima però naturalmente procediamo, ecco, sempre in favore di video e camera. Presumo che debba leggere la motivazione. La motivazione è stata scritta dalla nostra giornalista Zuleika Rienti, e la leggo. Il film rimanda ad un'atmosfera lontana e nostalgica, richiamando gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Tocca una tematica importante, quella dell'amore omosessuale. Un amore dolce e discreto, quello tra Miriam ed Anna, che trova spazio in un periodo storico dove era già molto difficile riuscire a sopravvivere.
La struttura narrativa è solida ed intreccia passato e presente. Ottimo il connubio registico ed attoriale. Il finale è un inno all'amore, un sentimento puro, unico, indissolubile e infinito. Bravi! Complimenti di nuovo a Romina Bifano e al viaggio di Sara. La firma, la firma. Attenzione! Io volevo solo aggiungere, rispetto a quello che ha detto Antonio Tonino, il mio amico, che condivido al 2000%, volevo solo aggiungere che ormai della parola amore se ne fa un abuso senza conoscere realmente qual è il significato. L'abbiamo ridotto in amò. Solo questo. Bene. Allora, grazie di nuovo a Romina Bufano. Rimaniamo un attimo, parliamo di Match News, sì. No? Allora, di Match News, Match News è una testata giornalistica online che ha compiuto 3 anni proprio il 1° agosto scorso, e la redazione è composta da 15 giornalisti, proprio 15 giornalisti pubblicisti, di cui 10 di loro sono stati formati dalla scuola di giornalismo dell'attualità diretta dal professor Cosmo Giacomo Sallustio Salvemini, che poi è il nipote di Gaetano Salvemini. Quindi 10 di questi 15 giornalisti sono stati formati dalla scuola di giornalismo. È un giornale online che tratta notizie positive, come diciamo molto spesso, perché non tratta né cronaca né politica, ma sport, spettacolo, arte e cultura. E quindi Daniela Pironne è la caporedattrice. E Zuleika è colei che cura la rubrica Match News Cinema, è l'autrice della motivazione, anzi la saluto perché ci sta ascoltando attraverso l'applicazione di Radio DGS, perché l'app Radio DGS può essere ascoltata in tutta Italia e in tutto il mondo, perché quindi queste sono le nuove tecnologie che ci consentono di ascoltare anche una radio negli Stati Uniti o in Australia o ovunque attraverso queste semplici applicazioni. Forse mi vuoi chiedere anche qualcosa relativo alla radio, oppure dico tutto io? Sì, sì. No, vai sulla la radio, dunque, volevo anche insomma ringraziare Radio DGS, che è presente in questa manifestazione per la prima volta, perché ospita la trasmissione Toni e Motivi, risparmio ad Annalisa Insardà perché si chiama così, Toni e Motivi, ma lo dico anzi, ma perché Toni, lo dico Annalisa, Toni perché è il mio nome, poi Toni musicali e Motivi perché gli argomenti motivi. Che va in onda ogni lunedì dal 19 alle 21 in contemporanea FM su Radio DGS e Telediamante del professor Mario Pagano, quindi va in contemporanea. E vorrei chiamare qui il direttore della radio, Federico Idà, a fare un saluto, perché loro ci ospitano sulle frequenze, e fare anche un saluto al direttore di Rete 3 DGS, Gaetano Bruno, che non vedo, però sì, sicuramente è presente, perché ci siamo parlati prima. Ecco Francesco, adesso magari parlerà male della nostra trasmissione che va in onda, come dicevo, dal 19 alle 21. Ogni lunedì. Buonasera a tutti. Beh, insomma, il connubio con White Radio, con Toni e Motivi, ha dato i suoi frutti perché se siamo qui, il ringraziamento va anche ad Antonio Bartalotta, a Francesco Presta. Io ieri mi hanno fatto una domanda: cosa c'entra la radio con il cinema? Perché una radio deve raccontare le immagini? E noi ci siamo chiesti perché no, e questo ci ha dato una grande opportunità, un'opportunità di migliorarci a livello professionale, perché raccontare le immagini non è facile, quindi ci ha dato un motivo di migliorare il nostro linguaggio attraverso la radio. E poi ci è piaciuto soprattutto una cosa in questi 3 giorni: non abbiamo visto un festival dove si è promosso un film per fare qualche incasso al botteghino, non abbiamo avuto ospiti illustri che sono venuti a promuovere un loro lavoro o le loro carriere. Abbiamo visto promuovere l'arte del cinema e la cultura, soprattutto la prima giornata con Peppino Impastato, quella di ieri e anche quella di questa sera. A noi ci è piaciuto raccontare questo per radio, speriamo di averlo fatto bene. Sicuramente.
No, volevo dire una cosa, che tra gli speaker di Tony Emotivo e Qualche Radio c'è proprio Annalisa Insardà, poi è stata ospite anche Mita Medici, la prossima ospite sarà Sara Maestri, e Martina Pensa, quindi Pensa ce l'ho fatta. E quindi poi volevo dire che Mariella Perrone ha una rubrica, è la giornalista di Diamante, all'interno di questa trasmissione Toni Emotivi, e che Pippo Galelli oggi ha scritto per Match News. Grazie, non lo sapevo. Va bene, un saluto a tutti e grazie ai direttori che per il secondo anno consecutivo hanno voluto insomma coinvolgere Match News come premio della stanza. Salutiamo nuovamente il professor Mario Pagano. Eh beh, certo, l'abbiamo citato, quindi che ci ospita ogni lunedì anche lui. Va bene, grazie. Grazie a tutti. Allora, un altro appuntamento ormai che è proprio del Mediterraneo Festival Corto è il Gran Galà di Solidarietà. Io chiamo Francesco Bressa a presentarci il film che è stato premiato, ma che sarà presentato poi in una serata speciale. Sì, vogliamo vedere prima il trailer. Però, vabbè, prima c'è solo il trailer. Sì, vediamo solo il trailer, non il corto. Il corto lo vedremo a novembre, fine novembre o inizio dicembre, perché noi del Cinecircolo, come dicevo prima, cerchiamo di lavorare a 360 gradi abbracciando più cose. Un nostro appuntamento che è arrivato al quinto anno, se non sbaglio, quarto anno, siamo partiti dall'Alzheimer, siamo passati alla donazione degli organi, poi ne parleremo più avanti e scoprirete perché. L'anno scorso invece abbiamo affrontato il discorso dell'integrazione. Questo è un corto che parla della violenza sulle donne, del femminicidio, non solo, ci sono dei risvolti durante il corto molto importanti. Noi la menzione straordinaria non la premiamo mai durante la serata del finale del Festival Corto, il Mediterraneo Festival Corto. Organizziamo una serata ad hoc fine novembre, inizio dicembre, dove proiettiamo il corto, premiamo il regista, l'attore, chi è che viene, e tutto l'incasso della serata lo devolviamo in beneficenza. Il primo anno quello d'Alzheimer al centro di neurogenetico di Venezia Terme, tre anni fa all'Aido, l'anno scorso invece l'abbiamo dato alla Caritas. Quest'anno abbiamo preso già dei contatti a un'associazione dove devolveremo tutto l'incasso della serata in beneficenza. Per quanto riguarda l'associazione, ve ne parlerà Ferdinando. Sì, abbiamo preso contatti, ancora non abbiamo l'ufficialità, però diciamo che lo possiamo preannunciare. Abbiamo preso contatti con la Fondazione Roberta Lanzino di Rende. Nel 1989 questa ragazza, era nel periodo estivo, se non sbaglio il 29 luglio, adesso non ricordo precisamente, prese il motorino e da Cosenza doveva recarsi a Paola, dove avevano la casa, la famiglia del madre. Lì a Paola non c'è mai arrivata, è stata aggredita, è stata uccisa e ancora tutt'oggi, a distanza di tempo, ancora non si sa chi è stato, perché i vari sono stati tutti assolti, coloro che sono stati indagati sono stati tutti assolti e ancora ci sono risvolti assolutamente non chiari. Un aneddoto è questo che vi racconto, vi dico questo. Io la settimana prima ero stato a casa sua al suo compleanno, io non la conoscevo, io tramite amici, perché a Cosenza in genere succedeva che il cugino portava il cugino alla festa, insomma, quindi io Roberta non la conoscevo, però una settimana prima della sua morte io ero a casa sua, cioè questa è una cosa che diciamo mi emoziona, perché poi alla fine e quindi abbiamo pensato quest'anno, dato che noi leviamo appunto questa serata di solidarietà con un corto che tratta di una determinata tematica, quest'anno abbiamo pensato di devolvere l'incasso alla fondazione per ricordarlo. Quindi l'appuntamento sarà a fine novembre o l'ultima settimana di novembre o la prima settimana di dicembre al Cinema Diamante. Possiamo andare avanti con sì, ci avviciniamo a grandi passi. Rimangono pochi premiati. Sono due premi. Allora, miglior attore e attrice, è un'attrice, è Valeria Solarino per Giochi di ruolo,
una confessione femminile privata ad un interlocutore non convenzionale in un parco. Prego, ci godiamo. Ma veramente Valeria Solarino, migliore attrice, merita un applauso davvero. Allora, abbiamo il piacere e l'onore di avere il regista del film, Francesco Colangelo. E Valeria Solarino l'avremo tra poco. Eccolo che arriva. Buonasera. Una tecnica per prendersi gli applausi, no? Arrivare da lontano. Sono capace, no? Complimenti innanzitutto. Allora, abbiamo visto qua un film in cui veramente la regia è aderente proprio fisicamente a questa attrice straordinaria, anche l'altro interprete, sì. Come è stato lavorare in questa... Devo dire che Giorno di volo fa parte di un progetto di addirittura 56 episodi, quindi è uno di 56 di una serie nata all'inizio per il web e poi diventata adesso un progetto televisivo. Adesso trasmettiamo gli altri 55. Sì. io ho girato 4 puntate pilota, poi sono riuscito a commercializzarlo, quindi a venderlo, e adesso è strutturato su 3 stagioni, una cosa, insomma, un format abbastanza complesso. Ho girato le 4 puntate, sono riuscito a girarlo con attrici meravigliose come Valeria Solarino, Antonia Liscova, Carolina Crescentini e Giulia Michelini. Girerò altre 2 puntate con Valeria Golino e Kasia Smutnik, quindi ho un cast meraviglioso e, come dire, lavorare con attrici di questo calibro è sempre uno scambio molto forte che restituisce moltissimo anche al progetto. Registicamente sì, è vero, è una regia molto aderente perché il format prevede il fatto di disvelare con lentezza la personalità e anche il carattere, quindi la fisicità di questo gigolò che diventa la figura maschile di riferimento di tutte e 6 le donne che sono clienti dello stesso prostituto nel parco, quindi un rovesciamento di ruolo, un gioco di ruolo che mi interessava caso, raccontare. Qual è il confine tra il regista e l'attrice? Il confine sta nel fatto che forse non c'è, c'è una... Le due cose devono necessariamente mescolarsi, la regia stessa prevede il fatto di essere appunto molto sulla pelle dell'attrice, in questo caso nello specifico di Valeria, che è stata davvero bravissima, eccezionale. C'era la necessità di fondere le due cose, quindi la regia non doveva scavalcare in qualche modo la recitazione doveva essere a servizio della drammaturgia, della narrazione, che di episodio in episodio porta avanti una storia ovviamente molto più complessa del semplice svelare il fatto che lei sia una cliente donna di un gigolo maschio. Vogliamo ascoltarla, Valeria Sorrino? C'è un video messaggio. Ci mettiamo un attimo di là. Allora, a premiare Valeria Sorrino è un'altra grandissima, la nostra testimonia, una grandissima attrice che tra poco presenteremo meglio, Sara Maestri. Ovviamente chiamo Ferdinando per le motivazioni. Allora, le motivazioni sono questi. Condensati nei pochi minuti di un corto, diversi stati d'animo si accavallano gli uni sugli altri, restando tuttavia nettamente distinti. Solitudine, paura dell'abbandono, incapacità di gestire i propri contrastanti sentimenti, il desiderio di essere desiderata, sono solo alcuni di questi. Valeria Solarino li interpreta tutti, variando il tono della voce, perdendo lo sguardo in un orizzonte che non vede più, padroneggiando il linguaggio del corpo, del viso, delle mani, mai ostentato, mai al di fuori di ciò che esso vuole e deve rappresentare. Io vengo colpito molto dai particolari, da quando vedo il passaggio finale della mano di lui che prende i soldi, della mano di lei che continua ad accarezzare Gigolò, insomma, quello l'ho trovato molto intensa come scena. Come anche lo sguardo di lui che continua, cioè se ne va per una nuova cliente, lei prima di andare via continua a girarsi e guardare.
la mancanza di qualcosa che si è dentro. Grazie dell'attenzione quindi ai dettagli. Dicevo grazie dell'attenzione quindi ai dettagli. Apprezzo il fatto che le piccole cose di questo corto siano state in qualche modo notate. Sono il racconto. Grazie. Lo facciamo firmare. Allora, ringraziamo di nuovo Francesco Colangelo, Giorgio di nuovo, Valerio Solari. Sei emozionato? Molto. Pensa io. Proprio Pippo che è emozionatissimo, ma è stato bravissimo. Però ce ne andiamo subito perché c'è un video che ti riguarda, quindi ci stemperiamo l'emozione. Arrivederci. Basta, sono molto commossa. Ci tengo a dire subito una cosa, a rispondere alla domanda che ha fatto Ferdinando all'inizio della serata, perché sono qui. Lui ha detto sono qui per amicizia e in effetti un'amica, una collega come Annalisa Insardà mi ha invitato e mi ha parlato di questo festival dove mi ha detto che non c'erano soldi ma c'era tanta voglia di fare cultura e allora io ho accettato. Però non è vero che non ho ricevuto niente, sarei bugiarda. Io ho ricevuto qualcosa che non può essere comprato e che è l'esperienza, un'esperienza vera, meravigliosa, che chi me l'ha fatta vivere con gratuità. L'ho detto ieri, ho fatto il bagno più bello che abbia mai fatto grazie a delle persone che con gratuità mi hanno portato con loro in barca e ho vissuto delle esperienze uniche, grazie a Francesco, Ferdinando, Pippo, e oggi in un piccolo paese della Calabria so che ho degli amici in più e questo non si può comprare e per questo io vi voglio ringraziare pubblicamente. A proposito dell'esperienza di vita, attrice, insomma, notte prima di esame, eccetera, conduttrice radiofonica, televisiva, però io ti volevo parlare di una cosa perché stasera conduco io, appunto, se decido io. Sara Maestri, tra l'altro, tra le tante cose che ha fatto, è autrice di un caso editoriale che è partito dal basso, un suo libro che nasce da un'esperienza di vita. Tu hai realizzato un sogno, diciamo, sei diventata però molti non immaginano che a volte c'è un percorso di vita che non è facile. Non vorrei farti emozionare. No, tranquillo, è divertente perché mi hanno chiesto questa sera leggi un pezzo della bambina di Fiori di Carta, ho detto no perché non vorrei rattristare la serata. Sì, nel 2008 ho scritto questo romanzo che si chiama La bambina dei Fiori di Carta, che è diventato un bestseller, che ancora oggi vende tanto e che mi porta ancora in giro per tante piazze a presentarlo, ed è una storia semplice, è la mia storia, di una bambina che si è ammalata molto piccola, che aveva 8 mesi quando ha avuto il primo ricovero, a 2 anni e mezzo le hanno diagnosticato una grave malattia emolitica, che al tempo si chiamava leucemia e che poi è cresciuta in altre situazioni, e di una bambina che aveva 2 sogni, che era uno quello di vivere e quello di recitare. E solo quando li ho realizzati entrambi, dopo il grande caso che è stato notte prima degli esami, allora ho deciso di scrivere e di raccontare, perché in questo mondo che ci chiama essere perfetti, i più belli, i più forti, i più felici, io ho voluto gridare a tutti che invece no, io ero una bambina malata che aveva voglia di vivere e aveva, che era come tutti, non perfetta, ma con un'esperienza da condividere, no? E allora ho raccontato questa storia solo quando non dovevo fare più pena, avevo realizzato l'altro sogno, ero il caso cinematografico dell'anno, però era bello che non essere, cioè dire a tutti che una bambina malata non è per forza poverina, io ero amata da mamma e papà in una maniera unica e un'attrice famosa non per forza deve essere invidiata, perché in quegli anni invece mi sono sentita particolarmente sola e quindi invece quando ho raccontato tutti la mia storia mi ha fatto sentire un po' più parte del gruppo. Stasera sei qui con noi. So che ci farai il tenonito, ci farai anche tu il regalo. Allora, visto che appunto non volevo leggere un pezzo della bambina dei fiori di carta e visto che abbiamo parlato di vita, vi voglio lasciare con un piccolo pensiero che non ho scritto io ma che spero che vi doni delle emozioni. Ok, la vita è una cosa meravigliosa. Sì.
Amal. Ama la vita così com'è. Amala pienamente, senza pretese. Amala quando ti amano o quando ti odiano. Amala quando nessuno ti capisce o quando tutti ti comprendono. Amala quando ti abbandonano o quando ti esaltano come un re. Amala quando ti rubano tutto o quando te lo regalano. Amala quando ha senso o quando sembra non averlo neanche un po'. Amala nella felicità o nella solitudine assoluta. Amala quando sei forte o quando hai una montagna di coraggio. Amala non soltanto per i grandi piaceri e le enormi soddisfazioni. Amala anche per le piccolissime gioie. Amala, seppure non ti dà ciò che potrebbe. Amala anche se non è come la vorresti. Amala ogni volta che nasci ed ogni volta che stai per morire. Ma non amare mai senza amore. Non vivere mai senza vita. Non potevamo lasciarti andare via a mani vuote, però in attuazione. Noi vi lasciamo nel Natale un ricordo che vogliamo lasciare scritto per l'impegno a favore dei piccoli e degli indifesi contro le lobby della riduzione di comodo. Sappiamo cosa fai per questo e lo meriti. Allora lo dedico alla mia bambina che è stata rimpatriata 3 giorni fa in Bielorussia, nuovamente in un orfanotrofio, ma che grazie a Vita che ha fatto una regia splendida di quello che ho detto e del premio che ho ricevuto, lei ci vedrà. E grazie ad Alessia e a tutti i bambini appunto del più grande istituto della Bielorussia, ho anche esordito alla regia, ho fatto un documentario che si chiama Il mondo fuori da qua, e davvero veramente anche dove vi sembra di crollare, dove le croci sembrano troppo forti, sappiate che potrete trovare un senso che può essere utile a qualcun altro per dare gioia, e io l'ho trovato anche in un istituto sperduto della Bielorussia. La firma. Brava. La firma per me. Grazie. Grazie a tutti. Che dire dopo queste cose, insomma, siamo un po' casinisti, però è bello essere qua perché ci sono davvero tante emozioni e tante cose belle. Allora, siamo al momento della premiazione del film vincitore, e ha vinto quest'anno il Mediterraneo Festival Corto Senza Occhi, Mani e Bocca. Leggiamo dopo, via con il video, via il video vincitore. Senza occhi, senza voce. Preso. Mani e Bocca, il corto che ha vinto il Mediterraneo Festival Corto 2017, abbiamo il regista, a cui rivolgerei finalmente un grandissimo applauso, Paolo Brugato. Buonasera a tutti. È anche difficile parlare dopo. Ma io non riesco mai a parlare, quindi farò del mio meglio. Allora, Paolo Budassi, so che tu hai studiato con sceneggiatura e cinematografia con Camilleri, Ugo Pirro, Cerami, poi hai collaborato con Nino Cristiani, che è forse il nome inizialmente mi viene, ma uno dei più grandi operatori del neorealismo. Insomma, un bel solo di insegnanti, i risultati si vedono, diciamo. Ma sì, diciamo, loro mi hanno dato mi hanno insegnato molte cose, ma mi hanno trasmesso la passione. Io faccio questo proprio per passione, io non ci vivo, non posso viverne senza, non ci dormo la notte, ho storie in testa che partono, iniziano, quindi questo è quello che voglio fare, l'ho capito un po' tardi, però ben venga, insomma. Questo film in particolare... Fondi un tema
particolarmente delicato, come che approccio. Sì, ma la storia è nata casualmente, io lavoro su un sito web online, cioè un giornale online, e mi era capitato di vedere in diverse giornate di seguito 4-5 notizie che parlavano di questa notizia di cui tratto, cioè dell'abuso sui minori da parte del clero poi specialmente, e c'erano 4-5 diverse che trattavano lo stesso tema ma di 5 eventi differenti, e quindi io ho detto ma qua c'è qualcosa che non va. Poi comunque ho un figlio di 9 anni che è lì, quindi questa cosa mi ha scosso molto e sono andato a fondo, ho iniziato a studiare un pochettino tutta la materia e piano piano ho iniziato a scriverci intorno una storia e sono arrivato a questa dopo tanto tempo, cioè ci ho messo un anno per scriverla, anche perché volevo cercare di trattarlo nel giusto modo, perché non si può sminuire un tema simile, quindi volevo cercare di trattarlo con la delicatezza e comunque sia anche con la potenza giusta. Quindi questo, insomma, così è nato. Noi ti abbiamo premiato e chiamo la nostra presidente, Annalisa Insardà. La principale responsabile. Sì. Allora, no, la presidente presenta il film vincitore. Ma come bellino! Grande Pippo. No, come diceva prima Francesco, mi sembra, veramente è stata una lotta al photo finish, perché tutti i cortometraggi che sono arrivati in finale sono stati apprezzati da tutti i giurati. Ed è stato bello perché noi abbiamo veramente lottato per scegliere chi diciamo dovesse portare a casa questo premio, il vincitore, chiamiamolo così, ma veramente tutti i vincitori, abbiamo a un certo punto fatto una scelta, perché bisogna fare lo spettacolo, ma veramente tutti quanti meritevoli di vittoria, ma hanno già vinto per quello che hanno fatto, quello che hanno dimostrato. Ed è stato bello perché qualcuno puntava la propria attenzione, magari, che ne so, alla frontalità del messaggio, qualcuno alla metafora, quindi è stato bello anche confrontarsi nel dettaglio per verificare cosa, anche nella fotografia, anche nella musica, nella recitazione, nel movimento di macchina. È stato un confronto costante su ogni aspetto del cortometraggio. Naturalmente io, da presidente di giuria, ho avuto in qualche modo la possibilità di vedere soltanto una parte dei corti. Ovviamente una prima selezione è stata fatta dal Cinecircolo. Naturalmente io ho visto 24 corti, di questi 24 corti alcuni sono stati premiati, ma gli altri restano premiati perché sono stati dei piccoli gioielli, dei piccoli capolavori di bravura. Confermo che non è stato facile, non è stato un lavoro facile. Grazie, che mi confermi, Pippo. Grazie, che mi confermi, Pippo. Le mille bolle blu. Però forse bisognerà premiare il nostro amico regista. Bene, questo è per me. Abbiamo qualcosa per Paolo? Ah, no, è questo? Ah, no, io avevo no, non vorrei dire adesso, parlando anche di dettagli, questo è il premio che va, a parte una quota in denaro, questo è il premio che va al vincitore del Mediterraneo Corto Festival, ed è un'opera fatta da un artista di qua. Sì, allora questa è la novità, partiamo da quest'anno, questo sarà per gli anni a venire il premio che consegneremo al vincitore del Mediterraneo Festival Corto, ci siamo personalizzati anche in questo, è opera dell'artista Franco Salemme, che è di Diamante, gli abbiamo prospettato l'idea di disegnare qualcosa da dare appunto come primo premio in tutti gli anni al nostro festival. Dopo un po' ci ha chiamato e ha detto guarda, ho un'idea, visto che il corto si fa diamante, di disegnare un diamante con sopra stilizzato in vetro, con sopra stilizzato in legno d'oliva fatto a mano, l'isola di Cirenna. Quindi siamo noi, il nostro territorio, il nostro amore che abbiamo in Calabria, che vogliamo dare ai vincitori. Scusa, l'ho tenuto un po' più a lungo io, le motivazioni. Ora te lo do, ora te lo do. Scusa un attimo. Scusa, volevo dire prima una cosa. Prima delle motivazioni che legge la nostra presidente di giuria, volevo dire questo, ce lo pigliamo un merito, uno solo, visto che parliamo sempre degli altri. Ci prendiamo il merito, non solo, come abbiamo detto l'altra volta, di iniziare. Cioè abbiamo già iniziato a lavorare per il prossimo, okay? Già prima che questo iniziasse già pensiamo al prossimo, e questo è un merito che ci prendiamo.
Il secondo merito è quello che forse, almeno fino adesso, non vorrei essere... ci azzecchiamo, penso, ci azzecchiamo. Abbiamo azzeccato anche la motivazione. Ecco. Bene, allora passiamo alla consegna ufficiale del premio. Prima glielo consegno per una serie di motivi anche fisici, perché non ce la faccio più, perché è pesantissimo. Complimenti e congratulazioni. Consegniamo anche il catalogo dell'artista Franco Salema. Motivazione? Senza occhi, mani e bocca. Un tema delicato e quanto mai attuale, quello degli abusi sui minori, qui trattato in maniera magistrale, in punta di piedi ma senza nulla togliere all'efficacia della narrazione. Una narrazione filmica che scorre lineare e precisa, dettagliata e sicura, fino all'urlo liberatorio per un ricordo riaffiorato ma mai dimenticato del tutto. Ciò che colpisce in questa opera, oltre alla notevole bravura del cast e della regia, è l'accurata sceneggiatura e le soluzioni narrative adottate, che risultano singolari ed estremamente efficaci. Primo premio del Mediterraneo Corto Festival 2017, rullo di tamburi, senza occhi, mani e bocca, Paolo Budassi! Eccolo! Sì, lo dobbiamo aiutare un attimo perché deve firmare. Allora, c'è un piccolo aneddoto, una cosa piccolina. Paolo Budassi è stato qui 2 anni fa, è stato il vincitore della menzione straordinaria con il film Unisono, ecco perché prima parlavo della donazione degli organi. È venuto a ritirare il premio a novembre al cinema, dove abbiamo destinato l'incasso all'Aido. Ci siamo conosciuti, siamo rimasti amici, ogni tanto ci sentiamo, che fai, che non fai, il mare di diamante com'è, mi chiede sempre, è sempre bello, gli rispondo. Io gli ho detto una cosa, ritirerai il premio però ancora non hai firmato, prima o poi verrai a firmare il nostro pannello. Eccolo qua. No, io volevo ringraziare comunque Francesco e Ferdinando, sono veramente esemplari, e secondo me danno anche lusso alle città di diamante, per quanto mi riguarda, anche se sono esterno al tutto perché vengo da Roma, però devo dire, bisogna essere orgogliosi di queste due persone che ho accanto. Francesco, vogliamo spendere una parola per la nostra Presidente? Una, no, tante parole. Intanto ci siamo sempre disposti a Corolla, non so se hai notato che abbiamo mantenuto. Allora, e ci ha emozionato. È insardevole. È insardevole. Insomma, niente, grazie. La nostra Presidente, sì, no, non devi andare via, siamo alle battute finali. Allora, ringraziamenti. E noi se siamo riusciti anche quest'anno a portare a termine questo progetto, dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale e nella persona dell'assessore Maiorino che ci è stato tanto vicino. Dobbiamo ringraziare gli albergatori, perché gli albergatori sono veramente vicini a questo progetto. Bisogna però un ringraziamento particolare lo dobbiamo fare anche alle attività commerciali, perché voi avete visto delle slide, grazie al loro piccolissimo contributo ci permettono di affrontare queste spese. Volevo ringraziare i patrocini, anche se morali, però ci danno un sorriso, della regione, della provincia, sono solo morali, però insomma ci danno fiducia. Volevo anche ringraziare il Festival Internazionale di Pozzuoli a Corto di Donne, con cui siamo gemellati, il Festival Internazionale La Lanterna di Genova, con cui siamo gemellati, e il Festival Armonicamente di Fermo. Volevo fare un ringraziamento particolare a tutti quelli che hanno collaborato, ma in modo particolare all'Associazione Greci di Rente, che la presidentessa Anna Laura Cittadino organizziamo tantissime serate di cultura letteraria, concorsi e altri. Quest'anno ci siamo, siamo felici di aver avuto l'altro patrocinio della University Academy Switzerland con sede a Lugano. Questo ci fa veramente piacere. E un ringraziamento prima di chiudere, e poi vi dirò cosa ci sarà il prossimo anno, a un ragazzo che se
abbiamo avuto la possibilità di poter vedere i corti, si chiama Michele, è lì, perché gli abbiamo chiesto, essendo soli, se accendeva e chiudeva le luci, perché sennò le proiezioni non si potevano vedere. O io, tutto, ho terminato, io amo per ascoltare, perché non avevamo più, poteva fare questo. Grazie a tutti, ringraziamo grazie Davide, agli ospiti, grazie a Davide, grazie a Telediamante, grazie a RTS, grazie a Rete3, grazie a tutti. Il prossimo anno avremo un premio in più, grazie all'amicizia e al progetto insieme a RTS, oltre alla sezione libera e alla sezione scuole avremo la sezione videoclip. Cureranno loro completamente questa sezione, quindi ci arricchiamo ancora di più. Il prossimo anno la prima serata sarà dedicata a Cucchi. E visto che siamo alla fine, anch'io da presidente ringrazio il Cinecircolo Maurizio Grandi, ringrazio tutti, Francesco e Ferdinando in primis, ma tutti quanti senza escludere nessuno, ringrazio per la loro presenza, per essere state con noi, la madrina Sara Maestri, l'ospite d'onore Mida Medici e l'amica Martina Pensa, e ancora... Ma certo, gli ospiti internazionali che abbiamo avuto, ma io volevo ringraziare tutti e volevo anche dire che come tradizione di questo festival, visto che siamo arrivati, abbiamo finito, abbiamo superato la famosa crisi del settimo anno, io ringrazio e saluto il mio predecessore Sabrina Paravicini e contestualmente cedo il testimone della staffetta Sara Maestri, che l'anno prossimo sarà lei a prendersi la briga, l'onore e l'onere di essere presidente di giuria. Grazie. E lei riceverà la tessera di socio onorario come Sabrina Paravicini. E no, grazie, e noi di gran carriera avanziamo verso l'ottava edizione. Vi ringrazio. Grazie. Io saluto chi mi ha preceduto, Mariella Perrone e Ugo Floro. No, è una cosa sola, volevo dire che è una piccola parentesi che non fa parte del nostro territorio, c'è un gruppo di ragazze, una singola di Diamante che sta partecipando a un concorso molto importante, ed è il concorso Mia Martini, hanno superato tantissime fasi, sono arrivati in semifinali e dovremmo trovare, non so se ci siamo riusciti, delle slide e si usa il televoto. Siamo felici e fieri che il nostro territorio è con Alessio, giovane talento di Calabria, queste ragazze che hanno una bella voce partecipano a un concorso importantissimo che è quello di Mia Martini e sono in finale. Solo questo. Grazie, è all'ottava edizione. Beh, la foto sì, ho fatto. Questo siamo più